Oggi vorrei fare una breve riflessione su un argomento importante, cioè come liberarsi dei parassiti. Non ci sono solo i parassiti sul piano epidermico, ma ci sono anche i parassiti in ambito relazionale. Da che cosa li riconosciamo? Che prendono più di quello che danno, quindi ci sono persone che pretendono, che ricevono, che chiedono e non restituiscono quello che hanno ricevuto, non lo restituiscono neanche in più. Come ci ricorda Ellinger, una relazione alla pari quando soprattutto cresce quando uno dei due dà per esempio uno e l'altro dà due, e siccome ha ricevuto uno vuole dare un po' di più e questa è la forza della relazione. Allora, siccome l'altro mi ha dato due, io lo accetto e poi gli do tre, perché questo permette di rinforzare ancora di più la relazione. Aspetterò che l'altro riceva e che mi restituisca qualcosina in più. Perché se mi dà qualcosina in meno, vuol dire che la relazione deve ricrescere un attimino. E perché per l'altro forse ha ricevuto troppo più di quello che può accettare, oppure non è disponibile a rafforzare la relazione ulteriormente e a creare una relazione di intimità ancora più forte. Di conseguenza, se stiamo attenti a questa regola del dare e del ricevere, avremo relazioni tendenzialmente sane ed equilibrate. È chiaro che se l'altro mi dà di più, io ricevo, accetto e do più, di più a mia volta, questo crea più legame, se l'altro mi dà di meno, questo allenta il legame. C'è anche il caso di persone che invece non danno per niente o danno molto di meno rispetto a quello che ricevono. Allora, noi dobbiamo imparare a non superare mai la capacità dell'altro di ricevere, non dare più di quello che l'altro può ricevere e non dare neanche più tanto di più di quello che l'altro può restituire, se vogliamo rimanere dentro una relazione alla pari. Perché ad esempio c'è il rischio nella relazione di coppia di continuare a dare, 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 aspettando che l'altro un giorno restituirà. Per esempio, pensiamo che dando, riusciremo a convincere l'altro a volerci di più bene, a fare una famiglia con noi, a fare dei figli magari o a superare certe incomprensioni caratteriali, ma in realtà noi non stiamo facendo altro che perdere energie, perdere tempo e purtroppo più diamo, più per il principio della coerenza di Cialdini ci convinciamo che ha senso, che ne vale la pena e diamo ancora di più. E diventiamo così ciechi rispetto al fatto che l'altro sta ricevendo a gratis e sta vivendo alle nostre spalle. Quindi, tralasciando il fatto del perché siamo abituati a relazioni di questo tipo, magari ne parleremo in un prossimo video. Ma sta in guardia, ci sono molte persone che fanno magheggi con le parole per prendere senza dare o dando pochissimo. Quindi attenzione, se ti accorgi di essere in una relazione di quel tipo lì, fermati, aspetta di ricevere, di ricominciare a ricevere qualcosa. Se non succede, punta i piedi e chiedi. Se non succede, allontanati. Dare per ricevere amore è alquanto sbagliato, e anche nell'enneagramma c'è il tipo 2 che ti consiglio di leggere, che ha un po' questo tema. E anche se non sei un Enneatipo 2, e se non ti comporti da Enneatipo 2, comunque potresti avere dei vantaggi nel leggere questo tipo di carattere. Se ti è piaciuto questo breve video, iscriviti pure al canale per rimanere aggiornato, condividilo e ci vediamo alla prossima riflessione. A presto!